Bene. Allora, questa sera abbiamo un ospite, fatemelo dire, eccezionale, perché la Brembo e Chilometro Rosso da molti anni ormai sono una delle storie che in questo paese, per fortuna, si racconta di più e che ogni volta che viene raccontata è sempre una storia che ha molto da insegnare. Sempre sotto, diciamo, lo slogan che abbiamo detto all'inizio, che ci interessano le imprese vere, ne discutevo adesso con il dottor onorevole Bombassei, perché si è lanciato in questa avventura di recente, ma è qui come imprenditore, e avevamo già cominciato una piccola discussione sul rapporto tra start-up e grande impresa. E dalle due battute che abbiamo scambiato è una storia di per sé interessante. Quindi, considerato il caldo, considerati i numerosi impegni che ha, vi chiederei di fargli un grande applauso, lo inviterei qui perché è una grande lezione che ci potrà dare. Dario l'avete conosciuto prima e non ha bisogno di presentazioni, ma le faccio lo stesso perché le merita. Il giornalista del Corriere della Sera che alcuni anni fa, quando andai a trovarla la prima volta, mi disse: "Ah, ma lì nel nord-est tutte piccole imprese, Benetton, Luxottica e così via." E io dissi: "Ma guarda, forse ce ne sono anche molte altre che dovresti conoscere." Lui mi ha guardato un po', come dire, così sospettoso. È venuto a fare un viaggio nel nord-est, ha visto delle cose che oggettivamente stupiscono ogni volta che si viene da queste parti e si incontrano queste imprese. Ha fatto questo bellissimo libro che si chiama Piccoli e che racconta le storie, e da allora è diventato un po' il narratore per un certo verso e anche critico feroce altre volte di queste Venezie. Quindi un grazie a tutti e due e soprattutto credo che avremo molto da imparare questa sera. Grazie ancora. Grazie. Allora, Presidente Bombassei, prima, mentre venivamo, raccontava che recentemente è stato a Monte Carlo a un'importante riunione in cui c'erano i rappresentanti di 41 paesi, 51 paesi, che noi chiamiamo ancora in via di sviluppo, però diciamo 51 altri, 51 altri BRIC, chiamiamoli così. Che sono quelli con i tassi di sviluppo attesi più elevati, che si erano riuniti, erano stati riuniti dalla Ernst Young per un seminario sul futuro del business e delle imprese. E allora continui lei a raccontare un po' diciamo, delle cose interessanti, delle sorprese che erano venute da lì a proposito di innovazione. Sicuramente con la deformazione un po' professionale, dopo alla mia età si può anche avere questo, un po' da metalmeccanico doc, pensavo che gli altri paesi fosse una duplicazione del nostro sistema industriale o imprenditoriale, non solo italiano, ma soprattutto direi almeno quello europeo. Quindi il nostro modello di riferimento, come tutti sappiamo, è un po' la Germania. No, tutti la conoscono per la Bosch, la Krupp, tutte queste grandi imprese, e magari si conosce meno invece per una caratteristica di avere anche la Germania una miriade di piccole imprese, con una differenza che sono piccole imprese che spesso e volentieri producono o fanno dei prodotti che sono leader di mercato, spesso leader europei, a volte leader anche a livello mondiale. Quindi, io derivo un po' da questa cultura e con questa deformazione mi ero preparato a questa specie di esame di Monte Carlo e quindi mi ero preparato nel dire tutto quello che investiamo in tante cose, nella ricerca e poi ovviamente vi dico che per non smentire poi il titolo di questo convegno nel quale io credo fortemente. E quindi pensavo che tutte queste paesi o queste storie di imprenditori di questi paesi fossero veramente degli esempi di imprese che sono cresciute con questa logica. E ho scoperto invece che ci sono dei settori che sono completamente nuovi, che sono spesso non conosciuti, ma che fanno invece a volte,
parte il successo, ma che creano poi occupazione e di conseguenza fanno, ad esempio, fanno ricchezza. Quali? Ma, dopo aver fatto questo esame, quando sono uscito, i miei ho detto: come è andata? Benino, ho parlato di meccatronica, di cose molto sofisticate, e poi ho scoperto che chi ha vinto con una storia che fa, è un produttore di yogurt. Credo che sia la cosa più vecchia del mondo, no, che, però è una bella storia che credo che soprattutto per dei giovani possa essere utile conoscere. E devo dire, sono contento che abbia vinto una storia che ha due significati. Uno è un ragazzo turco che va con sacrificio della famiglia, studia negli Stati Uniti, finisce di laurearsi in America, torna nel suo paese e non riesce a realizzare qualcosa che era un po' il suo sogno, di produrre un qualche cosa. Non credo che pensasse già allo yoga, pensasse a qualche cosa di... Un'attività. Torna negli Stati Uniti, quindi con un'idea innovativa che è, forse probabilmente mancava dal mercato, lo yogurt, che è quello, lui dice turco, ma in realtà è quello che forse tutti noi lo conosciamo, greco, quindi è una variazione di yogurt, e in poco tempo riesce a mettere in piedi e fare una produzione senza soldi, quindi trova i finanziatori, un'idea innovativa come quella di banalmente uno yogurt, ma uno yogurt diverso, riesce a fare qualcosa come 4 miliardi di fatturato in pochi anni. E questo due significati. Uno, che se uno caparbio ha un'idea innovativa e la segue con grande determinazione, c'è ancora un pezzettino in giro per il mondo dove si può aver successo. E secondo, il vecchio sogno americano, che se tutti pensavano fosse ormai scomparso, in realtà c'è ancora, e quindi uno con la buona volontà, che può sognare, può anche realizzare delle cose reali. Quindi, e credo che sia giusto che abbia vinto, perché è pieno di, veramente di significati. Ecco, ma un medio e piccolo imprenditore italiano, per accedere a quei mercati di questi paesi con alti tassi di sviluppo, come fa, onestamente? Ma io credo che non è che sia poi oggi così difficile. E credo che per il nostro paese è un problema che è comune a tutta Europa, ma in particolare nel nostro paese. Tutti voi sapete che la tipologia del nostro tipo di impresa, del nostro manufatturiero, è fatto prevalentemente di piccole e medio piccole aziende. E spesso e volentieri, lo dico con 8 anni di esperienza confindustriale, dove abbiamo fatto tanti progetti per cercare di far crescere queste piccole aziende. Ma mentre fino a qualche anno fa era una raccomandazione, abbiamo fatto perfino stimolato l'aggregazione, abbiamo fatto premiare le aggregazioni di piccole imprese, cioè nel dire che oggi le dimensioni, allora le dimensioni erano importanti, anche perché spesso e volentieri si pensava a dire: ma noi siamo piccoli, per cui non possiamo esportare, noi siamo piccoli, per cui non possiamo investire in ricerca e sviluppo, tutte cose che ormai sono, non erano giuste allora, ma oggi direi che sono tragicamente superate. Oggi, se non hai un minimo di dimensioni, perché il riferimento è totalmente cambiato, oggi veramente la globalizzazione non è più soltanto nella letteratura, è una realtà, e questi 51 paesi che erano prevalentemente di paesi oltretutto strani, parlo dell'est europeo, parlo di realtà anche industriali, per esempio dell'Africa, che non avevo mai conosciuto. Cito non a caso il vincitore dell'anno scorso, era questo della banca... Yunus. Bellissima idea, ed è stato premiato proprio come idea. Quindi voglio dire, si affacciano delle realtà nuove in paesi nuovi, ma anche in idee nuove. Per esempio, ci sono tanti investimenti nell'aspetto ambientale, nell'aspetto di materie nuove, che non è soltanto la parte di informatica, o che è la cosa un po' più facile da capire, perché è molto più vicina a noi. Ma ci sono tanti settori che sono premianti, soprattutto in quei paesi che nascono con dei redditi medi. Però, Presidente, lei ha detto in sostanza che
bisogna fare tre cose nello stesso momento, cioè crescere come dimensione, globalizzarsi come mercati e poi innovare il proprio prodotto. Beh, insomma, tre cose in uno non è un gradino, è un gradone. È un gradone che però se fatto con scientificità, cioè con razionalità, meglio ancora, coordinata, ed è un po' la ragione, lei ha accennato prima al fatto del mio coinvolgimento a livello politico. Ovviamente alla mia età nessuno pensa di fare carriera politica, no? Io sarei più vicino all'età pensionabile che è quello di far politica, ma credo di poter dare il mio... Beh, ma la Fornero l'ha allungata, quindi può ancora... Era un must, per cui credo che sia uno dei pochi difensori, non di tutto quello che ha fatto la Fornero, ma sulle pensioni, lei sa come la penso. Però credo che in qualche modo quello che non abbiamo fatto nel passato, e devo dire, i dati oltretutto sono quelli che dimostrano che negli ultimi 20 anni abbiamo continuato a perdere inesorabilmente posizioni. Malgrado tutto quello che dico, siamo comunque sempre il secondo paese industrializzato in Europa e settimo o ottavo a livello mondiale. Quindi non è che dobbiamo proprio buttarci così giù. Però credo che mentre prima il non fare le tre cose che lei ha accennato era una non cogliere un'opportunità di crescita, oggi diventa tragicamente necessario, e probabilmente non dico di fare le tre cose insieme, ma comunque una dietro l'altra, perché è il riferimento veramente che è drasticamente cambiato. Ecco, lei non conosce qualche imprenditore piccolo o giovane che assomiglia al turco che fa lo yogurt fresco, che in questo momento parlare di yogurt fresco è chiaramente un messaggio. Non conosce qualche imprenditore che, diciamo, in vari settori le sembra avviato? Per esempio, mi è venuto in mente anche qui, freudiano, Grom dei gelati, che ha fatto, che come dire, è stato un esempio di crescita molto veloce, no? Ma sì, secondo me ne abbiamo veramente tanti. Io nella mia piccola esperienza di campagna elettorale, dove ero candidato anche nel Veneto oltre che in Lombardia, ho contattato delle realtà incredibilmente di eccellenza, magari piccole aziende o la gran parte di noi semi sconosciute o sconosciute, ma che veramente erano delle eccellenze. Quindi io penso soprattutto a quel tipo di imprese che credo possano accedere oggi con più facilità di un tempo, uno, all'innovazione e alla ricerca e sviluppo, perché i mezzi ci sono, si tratta di trovarli, e la seconda è proprio quella altra cosa che raccomandiamo, e lei lo sa molto bene, nell'accompagnamento all'approccio internazionale, perché tante volte ci sentiamo sentito dire parecchie volte nel dire: siamo piccoli per cui non possiamo investire in ricerca e sviluppo, siamo piccoli per cui non possiamo andare all'estero. Tutte cose che credo siano assolutamente superabili, e la mia stessa esperienza, avendo operato i primi anni nel settore della componentistica dell'auto, è chiaro che da buon italiano l'andare a Torino, credo che l'abbonamento autostrada Milano-Torino lo facesse l'automobile quasi in automatico, però ecco, credo di avere il setto nasale deviato a forza di prendere le porte in faccia, perché in quel di Torino di allora, se non eri piemontese, no, torinese meglio, o massimo piemontese, era difficile poter essere fornitore di Fiat. Ovviamente le cose sono cambiate, però questo ha insegnato anche una piccola azienda, come era la mia azienda di allora, ci ha costretto ad andare a bussare a porte diverse, che sono state quelle del mercato tedesco, che oggi fortunatamente non solo hanno aperto le porte allora, ma oggi ce le hanno spalancate, e per noi oggi è il mercato di riferimento più importante. Senta, lei ha fatto il chilometro rosso, che è, diciamo, anche quella straordinaria esperienza estetica che lungo la A4 si vede vicino il casello di Bergamo. Ecco, ma se un piccolo imprenditore viene a bussare lì al chilometro rosso e dice: io voglio innovare,
com'è la procedura? Poi che succede? Non per coerenza di colore, ma tappeto rosso oltre che il muro, perché l'idea del chilometro rosso, che è un parco scientifico, ce ne sono altri, ma direi quello vuole essere un... Costa tanto farlo, intanto, scusi. Non me lo dica, non devo ricordare in tempi di dichiarazione dei redditi, è meglio non ricordare. No, ma tanto o poco? Tanto. No, devo dire che una delle cose buone che abbiamo fatto di insegnare altra cosa che non si sapeva, come tutto sommato, con tutti i difetti che possiamo avere da un punto di vista strutturale, i fondi ci sono, non ci sono tanti, ma ci sono. Ci stiamo battendo in questo periodo a livello politico perché si crescano i soldi dedicati alla ricerca e sviluppo e all'innovazione, e spero che proprio lo si riesca a fare. Però devo dire, l'idea è proprio nata dal fatto che il fatto di aver avuto un successo a livello internazionale con l'esperienza di Brembo, e poi dirò anche un'altra cosa che credo sia la parte anche un po' più innovativa, nel pensare di dire, ma se per noi il fatto di credere fortemente, quasi in maniera religiosa nell'innovazione e nella ricerca, chissà quante altre aziende che potenzialmente possono crescere come siamo cresciuti noi e non hanno l'occasione perché magari non lo sanno. Quindi abbiamo creato questo parco scientifico proprio per avere accesso soprattutto alle piccole e medie imprese, che lì possono trovare un coordinamento, qualcuno che le segue negli eventuali finanziamenti, il fatto di convivere con più esperienze, riescono a fare quello che si chiama la cross-fertilization, che a volte oggi fanno sì che, dicevo, anche se magari non piace a quattro giovani ingegneri del Politecnico di Milano che avevano in qualche modo aiutato a evolversi nella ricerca del carbonio ceramico che oggi si usa normalmente in Formula 1, ma lo usiamo da 15 anni, ma che viene usato anche in alcune vetture di serie, e questi ragazzi hanno trovato delle applicazioni che sono diverse da quelle dell'automobile. E con chi stanno sviluppando questa idea innovativa? Con Mario Negri, che come sapete è un istituto di ricerca farmacologico, e oggi stanno cercando di fare delle protesi in carbonio insieme ai ricercatori di Mario Negri, con questi quattro ingegneri e con l'esperienza nostra del Formula 1. Quindi a volte, ecco, queste combinazioni che magari avvengono anche nella maniera più banale, che può essere la mensa in comune, che uno può raccontare al suo collega: ma cosa stai facendo? Cioè, un ambiente fertile vuol dire anche uno scambio di idee. Allora io credo che, e sono convinto, che questo sia la strada giusta per cercare di fertilizzare un territorio e una tipologia del nostro paese, che ha tanti difetti ma ha ancora tanti valori che vanno valorizzati. Senta, parliamo dell'altro pezzo dell'industria italiana. Cioè, mi colpì nel discorso che il presidente Letta fece al momento della fiducia, disse una cosa molto importante, che il contributo dell'industria al PIL italiano era il 18%, bisognava portarlo al 20%, come sta facendo Obama, che sta reindustrializzando. Applausi, penso, insomma, almeno da chi la pensa in un certo modo, però poi ci sono state una serie di crisi di settore che mettono un po' in difficoltà, diciamo, quel proponimento. Lei ci crede al fatto che addirittura il contributo dell'industria sul PIL possa salire? Sì, la risposta è sì. Io ho condiviso il programma governativo perché credo che sia veramente un programma serializzato, tra parentesi, no, che possa veramente reindustrializzarci. L'esempio americano è un esempio che secondo me va guardato con grande attenzione, per dire che tutti possono sbagliare, e tante volte anche non siamo in ambiente universitario, spero questo, quindi posso anche permettermi a volte di criticare i grandi professori o i grandi studiosi, ma gli americani fino a un po' di anni fa avevano detto che la parte del manufatturiero non era più da paese evoluto.
ma era ormai da paesi in via di sviluppo, che ormai non sono più in via di sviluppo, ma paesi sottosviluppati con a basso costo, e quindi il manufatturiero erano destinati a quei paesi, mentre invece i paesi evoluti come l'America o come parte dell'Europa erano, si potevano dedicare alla finanza, a queste intermediazioni finanziarie, e credo che francamente abbiano preso la più grande cantonata della storia dell'America. Però molto in maniera intelligente hanno riconosciuto di aver sbagliato e con altrettanta velocità e intelligenza stanno cambiando, e tant'è che il Obama veramente dice all'insegna del reindustrializziamo il paese, e lo stanno facendo. Tante aziende che avevano investito in questi paesi stanno ritornando a investire negli Stati Uniti, stanno creando delle cose nuove, alcune, a parte lo yogurt, ci sono anche tanti prodotti assolutamente innovativi. Quindi credo che questa è un po' la strada che dovremmo fare anche noi. E quando dico noi, dico un noi allargato. Io penso al problema più sentito, che è quello italiano, ma è un problema che condividiamo anche con l'Europa, fatto salvo la Germania non completamente, ma tutti gli altri paesi stanno soffrendo oggi di mancata competitività. Però io non riesco a capire, c'è una contraddizione: il paese più importante dell'Europa è un paese manifatturiero, eppure la cultura di Bruxelles non è una cultura del manifatturiero. Come si spiega questa contraddizione? Io non per non fare un po' il diverso, ma tante volte credo che un po' l'aspetto negativo dell'eccesso di democrazia. La Germania conta uno, così si dice, qualcuno è convinto che conti molto di più di uno, e ogni paese. Ecco, ricordiamoci che tutto il nord Europa non sono tutti paesi manufatturieri. Pensiamo a tutti i paesi scandinavi, per esempio, e quelli non sono dei paesi che stanno spingendo a favore del manufatturiero. Per esempio, pochi sanno che l'esportazione della Germania pesa sul PIL tedesco del 45%. Quando questa roba, lei se lo ricorda della polemica fatta con Brunetta, quando dicevo che anche noi dobbiamo cercare assolutamente di esportare di più, lui aveva detto, ma no, è contingente il fatto di dover esportare di più. E ho detto, magari che noi abbiamo l'incidenza sul PIL, il nostro credo che sia, forse arriva al 15% contro il 45% della Germania, quindi ma non è così condiviso. E lui poi impropriamente credo mi aveva risposto, guarda, tu sarai bravo a fare i freni, ma il professore sono io, e ti dico, in realtà credo noi stiamo aspettando il Nobel, sbagliasse clamorosamente l'obiettivo. Continuo a credere che sia quella la via assolutamente di reindustrializzare il paese. Senta, lei le sarebbe potuto capitare, no, di essere anche ministro dell'industria, no? Mettiamo, e si sarebbe trovato davanti alcune crisi settoriali che riportano un po' quel tipo di problemi. Facciamo l'esempio degli elettrodomestici, che tra l'altro è un settore che nel nord-est ha avuto un punto di eccellenza, sicuramente. Ecco, negli elettrodomestici succede che noi siamo rimasti schiacciati in mezzo tra i nuovi produttori, i nuovi assemblatori, Turchia e Polonia, che, come dire, assemblano a costi ovviamente per noi fuori portata, e invece poi il prodotto tedesco Bosch e Miele, che è fantastico, anche se spesso viene fatto da terzisti italiani e rimpacchettato lì. Ecco, però ci troviamo sicuramente con una crisi di settore, perché siamo rimasti in mezzo, dentro un sandwich quasi assurdo. Ecco, se lei come ministro dell'industria si fosse trovato di fronte a questo problema, come il suo collega Zanonato si trova, da dove avrebbe cominciato a dipanare la matassa? Perché c'è chi dice, vabbè, ma noi l'assemblaggio non lo dobbiamo fare più, concentriamoci su altre cose. Però significa migliaia di posti di lavoro, cioè, quindi provi lei a prendere il bandolo dalla matassa. Ma io credo che il bandolo della matassa è proprio quello in maniera molto, molto apparentemente banale, è proprio quello di scomporre quelli che sono i costi, e non sono tanto né le aziende né i settori oggi che sono in crisi.
La crisi è molto più profonda, è il paese che non è competitivo. Quindi credo che la soluzione non debba essere cercata soltanto nel cercare di far diventare alcune imprese o alcuni settori competitivi. L'abbiamo visto nell'elettrodomestico, come diceva lei, lo vediamo giornalmente nell'automobile, il fatto di oggi, io ricordo non tantissimi anni fa, quando si facevano i bollettini delle produzioni mensili e c'era una bella battaglia fra Fiat e Volkswagen, un mese vinceva uno e un mese vinceva l'altro. Oggi noi facciamo 400.000 macchine in Italia e 6 milioni, quasi 6 milioni di macchine in Germania. Cioè, abbiamo veramente fatto, messo una... E credo che la risposta è proprio questa, cioè se il paese dovesse diventare più competitivo, bisogna scomporre quelli che sono gli elementi di costo e cominciare con grande modestia a cercare di dare delle soluzioni. Io sono stato in commissione settimana scorsa, quando si mette in discussione l'esistenza dell'acciaio italiano, che non è soltanto quello di Taranto, non voglio entrare nel merito poi del non aver seguito le normative o meno, non mi compete. Ma lo stesso problema oggi è anche Terni è un altro dramma. Cioè, se dovessimo perdere uno o l'altro delle due produzioni, sarebbe un dramma, sarebbe un altro pezzo di paese che perderebbe un pezzo di competitività. La seconda cosa è quella del costo del lavoro. Noi oggi abbiamo un costo del lavoro, non parlo dei salari, ma parlo del costo del lavoro. È vero che oggi la Germania, abbiamo dei costi simili a quelli della Germania, ma loro hanno dei contenuti che sono molto più elevati. Quindi riescono a imporsi sul mercato internazionale con dei prodotti più innovativi. E torniamo sul discorso dell'innovazione. La terza è il fatto del costo nostro a livello non solo politico, ma proprio di gestione. Cioè noi siamo dei complicatori di cose semplici per eccellenza. Quindi un paese più snello... Lei sta dicendo, non è un problema di settori, è un problema di politiche verso l'impresa. È un problema di politica industriale, di una sana politica industriale. E lo possiamo fare, credo, non con dei grandi costi, cercando di aiutare appunto ad esportare di più, a fare innovazione, a cambiare la tipologia della struttura imprenditoriale nazionale. Si può fare, secondo me, senza oltretutto dei grandissimi costi e soprattutto dare delle risposte. Oggi si è discusso alla Camera esattamente questo, sulla disoccupazione giovanile, che oggi è arrivata a una percentuale francamente preoccupante, e tutto sommato dimostriamo anche una certa maturità, perché in qualsiasi altro paese qualche problema sociale l'avrebbe provocato. Una cattiveria che circola dice così, che quando due imprenditori stanno su un palco parlano di innovazione, quando si spengono i microfoni parlano di delocalizzazione e quindi parlano, ma tu delocalizzi, tu che fai, ma con i sindacati come la fai, e col sindaco come ti metti, e così via. Allora, la prenda come una battuta, però il tema c'è. Che riflessioni lei fa in generale come uomo politico, come uomo della rappresentanza quale è stato per tanti anni e anche però come signor Bombassei della Brembo S.P.A.? Noi credo di aver avuto una intuizione, fra virgolette, più di 20 anni fa nel cercare di vedere il mercato come mercato globale, e quindi abbiamo fatto tutti gli investimenti soprattutto nei mercati nuovi, chiaramente in chiave automobilistica o motoristica in generale. Quindi ci siamo trovati nel momento della crisi 2008-2009 con 18 stabilimenti in giro per il mondo, laddove il mercato non ha avuto la crisi che ha avuto l'Europa. E quindi fortunatamente oggi quegli stabilimenti e quelle produzioni reggono il bilancio di Brembo in generale. Chiaro che se uno va a vedere e legge bene il nostro bilancio, pubblicato, quindi essendo quotati e pubblico, si vede che la parte italiana non rende molto poco. Quindi credo che per la prima volta, un anno fa, una ennesima gara fatta dal gruppo Volkswagen, Porsche, da notare Porsche lo stiamo servendo
in esclusiva da quasi 30 anni e credo che ci siamo meritati il fatto di aver continuato ad essere fornitori unici, però in questo momento la gara, anche perché una volta facevano 20-30 mila macchine all'anno, oggi il gruppo Porsche arriverà a fare 200 mila macchine e quindi si sono allargati le possibilità di interpellare giapponesi, coreani, abbiamo concorrenti tedeschi stessi e di conseguenza il fare delle offerte competitive abbiamo cercato, vi garantisco, fatto con tutta la buona volontà e come posso dire il senso del paese di cercare di continuare a fornire dall'Italia. Noi dall'Italia non saremmo riusciti a portare avanti e vincere questa gara a livello internazionale. Quindi, nostro malgrado, abbiamo dovuto delocalizzare per la prima volta in tanti anni una parte della produzione in un paese industrialmente più competitivo. Vi dico anche qual è: noi abbiamo già uno stabilimento molto grande in Polonia, che ha 1600 persone. E abbiamo aperto un secondo stabilimento in Cechia dove sia una parte di Porsche che una parte di Mercedes produce prodotti per il mercato tedesco e di conseguenza questo la possiamo veramente etichettare un po' una delocalizzazione con grande dispiacere, figuriamoci, però ecco, questo è stato interpretato una specie di tradimento e francamente questo mi rammarica perché cioè lei sta dicendo se non l'avessi fatto avrei perso la commessa, sicuro. Quindi sempre 0-0 era no? E sì. Quindi tanto vale averla portata a casa perché comunque qualcosa ritorna. Sicuramente sì, noi oltretutto siccome è stata criticata questa scelta soprattutto da un punto di vista sindacale e devo dire che però tutta la parte di ricerca e sviluppo, noi dietro quel muro rosso che lei ha citato ci sono comunque più di 600 erotti ingegneri che fanno sviluppo e ricerca e innovazione. Quindi questo comunque rimane fortemente in Italia, la volontà di continuare a investire. Noi nell'ultimo triennio abbiamo investito 180 milioni nella parte di ricerca e sviluppo. Quindi è un valore del paese ed è un valore per l'azienda che vogliamo continuare a tenere. Però il messaggio è che dobbiamo guardare anche, se vogliamo salvaguardare i posti di lavoro, dobbiamo guardare un po' più in là e vedere come interpretare una politica industriale in maniera diversa. Senta, il capitolo banche, velocemente però, imprese banche adesso non si parlano, si parlano poco. Secondo lei come si riavvia questo discorso e non solo in astratto rispetto, come dire, a garantire liquidità, ma anche rispetto alle cose del salone europeo, dell'innovazione e quindi degli investimenti che sono necessari a... Sicuramente anche le banche devono affrontare il problema in parallelo con la politica industriale. Un dato che non ho citato prima, ma che non è proprio così ininfluente, che è l'aspetto sia bancario, per esempio questo nuovo stabilimento che abbiamo fatto in Cechia, è stato finanziato da una banca europea a dei tassi... Cioè non italiana? Non italiana, a dei tassi... Ma perché? Quell'italiana non l'avrebbe finanziato? L'avrebbe finanziato, ma probabilmente a dei tassi più elevati. Invece, quindi non solo ha delocalizzato, ma anche debancarizzato. Questo non è male. E l'altra è, abbiamo anche defiscalizzato, sì. Perché a condizioni normali il fisco sia polacco che cieco è il 19%, ieri credo che abbiano annunciato ufficialmente che la tassazione sulle imprese italiane ha superato il 45%. Quindi dal 45 al 19, francamente, c'è una differenza che può fare veramente la differenza tra scegliere un fornitore italiano o un fornitore piuttosto che tedesco o giapponese. Quindi ci sono tanti di questi... La banca è una parte importante nel finanziamento e devo dire, in questo caso non personalizzando non l'esperienza di Brembo, ma l'esperienza invece di migliaia di piccole e medie imprese. Oggi ci sono tantissime imprese che hanno chiuso, non tanto per mancanza di lavoro, ma per mancanza di credito. Quindi oggi nell'elenco
che abbiamo fatto nel sondaggio, chiamiamolo a livello politico, e questo credo che sia anche nel programma del ministro Zaronato nell'esposizione, è proprio quello che al primo posto è proprio quello di come rifinanziare il sistema imprenditoriale e industriale a un tasso che sia un tasso accettabile e che ci metta nelle stesse condizioni dei nostri competitori, almeno europei. Lei ha un suo banchiere di fiducia che quando ha un dubbio rispetto a questo, come dire, lo chiama la notte come il medico? No, penso di chiamarlo di notte, no, magari quello no, io credo che... Ce l'ha o no un banchiere di fiducia però? Bene, abbiamo uno che credo che è il presidente che è nel consiglio di Brembo, quindi le cose più, non dico più intime, ma le certo. Cose più, ovviamente il riferimento è quello, però abbiamo tanti istituti bancari a livello locale che hanno permesso a un'azienda come la mia di crescere in un tempo dove il capo filiale ti guardava negli occhi, conosceva i suoi clienti certo. Per nome e cognome e non c'era bisogno di tanti computer stupidi fra virgolette dove metti dentro algoritmi, certo. Tanti dati e schiacci un bottone e ti dice che affidamento ti può dare. Ecco, io ricordo allora quando ci andava mio padre, normalmente che aveva più credibilità della mia giovane età, e la banca dava degli affidamenti sulla persona o sui programmi che si poteva dare. E credo che abbiano investito anche loro bene, avendo avuto un ritorno. Senta, Gucci in Toscana ha fatto una cosa molto importante, cioè ha portato i suoi fornitori in banca e ha detto... Trattateli come trattate me. Lei lo farebbe? Ma in questo momento direi di sì, anche se... Siamo in streaming? Devo dire che almeno tante banche, che sono quelle, soprattutto quelle, le banche dei territori, stanno facendo marcia indietro e sono un pochettino più vicino a questo concetto. Ne devono ancora fare tanta di strada, ma questa io penso che sia veramente l'unica vera strada per poter rifinanziare i buoni progetti. E anche stabilizzare la filiera, no? E stabilizzare la filiera. Credo che soprattutto in un territorio come questo, nel Veneto, dove c'è ancora di più della media italiana di tante piccole aziende, di aziende che magari sono a cavallo fra l'artigiano e la piccola impresa, dove la parte del credito è vitale, questa credo che sia uno degli elementi chiave per cercare di rimettere in moto un meccanismo che si è inceppato. Parliamo del Nord-Est, così ci avviamo verso la conclusione. E tra le varie cose, poi arriviamo anche un po' ai caratteri culturali, ci sono dei progetti che si discutono, che sul territorio si discutono e che possono essere, come dire, una leva importante per lo sviluppo. Ad esempio la questione della TAV. Lei ha maturato una posizione come imprenditore, l'ha maturata adesso come politico, sulla TAV Milano-Venezia. Sull'alta velocità ho un po' di conflitto di interessi, ma... No, vabbè, però lo dico lo stesso. Io credo, lo dico da Veneto, perché io sono veneto di nascita e quindi sono vicino al territorio anche da un punto di vista affettivo, oltre che intellettuale. Io credo che l'errore che è stato fatto, non soltanto dal Veneto o dal Triveneto e un po' anche dalla Lombardia, nel eccedere nel quel concetto di regionalismo che per un certo periodo ha dato un valore aggiunto alle regioni. Però l'eccesso di regionalismo o di localismo diventa un limite allo sviluppo. Credo che non l'abbia citato a caso, il fatto che oggi non ci sia per esempio un'alta velocità fra Milano e Venezia, la trovo un errore progettuale enorme. Questo vuol dire in qualche modo di isolarsi e non far pensare anche ai politici, che hanno fatto anche loro i regionali, i loro errori, nel pensare che il problema del Veneto, il problema della Lombardia finisca dove finisce il territorio geografico.
errore. Credo che proprio in quella chiave, chiamiamola più elevata, di europeismo, noi dobbiamo essere sempre più italiani a 360 gradi, più europei, del quale io sono assolutamente convinto e sto spingendo in questa direzione, perché credo che il gioco futuro, soprattutto per i giovani, il gioco finale sarà non Italia-Brasile o Italia-Messico che abbiamo visto in questi giorni, ma credo che sarà il continente europeo che dovrà vedersela con la Cina, con l'India. Però bisogna pagarla però. Sì, ma questo è necessario, avere questo che è mancato, quel salto culturale, troppo regionalismo, e che ha limitato nello sviluppo. Lei ha citato non a caso alcuni grandi industriali o grandi famiglie di industriali che il Veneto ha generato, e spesso e volentieri il fatto di non essere stati o di non aver avuto una visione così globale ha limitato il loro sviluppo. Se oggi dovessimo reinterpretare quelle aziende di grande successo, probabilmente non faremmo questo errore, ma in una dimensione completamente diversa avrebbero sicuramente più chance, più successo, e quindi in una maniera più continuità. Ecco, il presidente Letta ha detto a Trento che i guai di questo municipalismo sono stati, ad esempio, il fatto di avere 19 aeroporti nel nord Italia. Nessuno rinuncia al suo, ci sono progetti anche di incremento, per esempio sul cargo, su Brescia e così via. Ecco, qual è la sua opinione? Lei poi è un deputato della A4, insomma, no? Abbiamo capito. E quindi qual è la sua opinione? Come si dipana questa cosa? Perché lo diciamo tutti sempre, poi finito il convegno, non solo gli aeroporti sono 19, ma se ne progetta sempre qualcuno in più, no? È chiaro che nessuno vuole appunto l'aeroporto comunale, come tendenzialmente, visto che prima non ne avevamo neanche uno e oggi a distanza di 200 chilometri ne abbiamo quattro, con aspirazioni per tutti e quattro di diventare l'hub a livello di nord Italia. C'è una quinta progetto, immagino lei conosca, dove non dico eliminare ma ridimensionare questi 4-5 aeroporti per farne uno nuovo veramente di grande livello, e francamente, pur essendo un'idea da industrialmente o ingegneristicamente valido, credo che le cose che abbiamo vadano valorizzate e sarebbe più che sufficiente. Lo dico con un'esperienza bergamasca, dove una città come Bergamo, piccola città, oltretutto con non una grande esperienza turistica, è cambiata radicalmente da quando Ryanair ha messo la sede. Noi facciamo qualcosa come 10 milioni di passeggeri in un aeroporto piccolo che era semi sconosciuto fino a qualche anno fa, ma ha cambiato radicalmente la caratteristica di una città provinciale e piccola come Bergamo. Vuol dire oggi che il fatto di avere dei collegamenti, e non solo di persone ma anche di merci, oggi sono quelle che possono far evolvere. Ma lei ci chiede il progetto di Montichiari sulle merci o no? È affascinante come progetto, come programma. Il pensare oggi in una situazione così, dove non c'è denaro, non ci sono soldi da investire, francamente lo penso, è un bel sogno, però ho paura che sia destinato a rimanere un bel sogno. Finiamo sulle queste caratteristiche culturali, no? Abbiamo parlato prima della necessità di aggregare, la Confindustria, lei generosamente ha detto che si è spesa con i progetti di aggregazione, ecco, però si cozza sempre contro, diciamo, una cultura individualistica che è una leva di adrenalina, di scelte coraggiose in fase di partenza, poi via via avrebbe bisogno di capacità invece di dialogare, di accorparsi e così via. Ecco, poi anche qui ne parliamo sempre, ma i passi in avanti sono relativamente ridotti. È vero, anche se questo non esclude il fatto di tentare o di incentivare al fatto di poter aggregare. Io credo che... Cioè lei metterebbe degli incentivi? Sì, sicuramente, sappiamo, in passato c'erano stati,
è un cambiamento culturale e credo anche generazionale. Cioè se ti metti insieme io ti do una defiscalizzazione, ad esempio. Secondo me sì, potrebbe essere. E secondo lei funzionerebbe? Secondo me può funzionare. Attenzione che... Però se stiamo dicendo qualche anno, culturale... Qualche anno fa la cultura era quello di dire il mio competitore, che normalmente era il mio ex collega di qualche cosa o quello che aveva iniziato, era più soddisfazione nel far andare male il suo competitore che quello di andare bene. Oggi credo che il cambio generazionale, il fatto culturale, cioè oggi le nuove generazioni sono anche molto più scolarizzate, quindi alcune stupidaggini di un tempo sono superate. Do anche qui un esempio sempre del chilometro rosso. Abbiamo fatto questa parte di aggregazione sulla meccatronica e la cosa che mi ha stupito di più è che forse per la prima volta nei soci della meccatronica ci sono aziende, anche competitori che sono competitor fra di loro. Il fatto di affidare una ricerca avanzata, quindi spogliarsi di quelle che sono il futuro di un'azienda e mettere al corrente anche il mio competitore, credo che sia un salto culturale notevole. Però ecco, dire ci siamo riusciti, quindi vuol dire, è un bel segno il fatto di poter aggregare aziende diverse e imprenditori diversi per ottenere un risultato comune. Faccio un'ultima domanda, una sola sulla politica e poi finiamo perché anche sono staccati a sventolarmi. Lei ha fatto parte di un progetto che era Scelta Civica. In questo momento siamo con un governo di coalizione che come dire, fa delle cose concrete e che sul piano politico strategico chiaramente non può avere un disegno lungo. Ecco, facciamo uno sforzo e portiamoci al prossimo Salone Europeo Galileo del 2014. Ecco, nel 2014, in quest'anno, secondo lei, credibilmente, che cosa può avvenire? Una, due ipotesi credibili? Beh, le prime misure che sono state annunciate sono un saggio in senso positivo. Siamo ben lontani da quello che oggi abbiamo necessità come paese. Devo dire che due settimane fa Zanonato è stato in commissione, ha spiegato qual è il programma e francamente è il programma del vecchio ministro, ha avuto l'intelligenza di non buttare via tutto come normalmente si fa, ma prendere le cose buone come progetti e come programmi e di cercare di... Adesso bisogna, perché è facilissimo, no? Tutti i governi nuovi sono bravissimi a annunciare le misure necessarie, poi le diagnosi le facciamo tutti bene, le cure sono un po' più difficili da applicare. Stiamo a vedere e credo che pur avendo noi una percentuale modesta, pur essendo al governo, ma comunque vorremmo essere un po' da stimolo e da guardiani affinché queste cose avvengano, in quanto credo che esprimiamo questo tipo di interesse che è quello della parte industriale del paese, che è poi quello che crea ricchezza, che crea i posti di lavoro, che sono oggi le priorità del paese. Sono ottimista su Letta, conosco Letta da vicepresidente di Aspen da tanti anni, quindi credo che sia forse non ho niente contro i politici, anche perché oggi faccio parte anch'io di questa famiglia, per cui è difficile essere critici. Però ecco, oggi credo che lo sento mentalmente e culturalmente, è l'uomo molto più vicino al sistema imprenditoriale italiano o internazionale, quindi mi rifiuto di pensare che non faccia qualche cosa che vada in questa direzione. Quindi sono ottimista in questo giudizio. C'è spazio per due domande di giovani o anche meno giovani, ex giovani. Ci sono due domande? Sì, vengo io così mi prendo un po' di fresco.
Io volevo farle alcune domande. Intanto ho seguito il chilometro rosso perché ho seguito il chilometro rosso, lo considero uno dei parchi che sia maggiormente riuscito in Italia, gli altri probabilmente non hanno seguito l'esempio. Però mi volevo riallacciare un attimino a quanto detto dal giornalista De Vico per quanto riguarda l'assemblaggio. Cioè, noi è vero che abbiamo il 15% di esportazione, ma quelle sono quelle esportazioni di quelle piccole imprese fornitrici delle grandi imprese straniere, che poi tornano con prodotti a valore aggiunto nel nostro territorio. Quindi non è tanto forse il 15% il problema è nel misurare questo 15% con invece poi le importazioni che l'Italia fa, che probabilmente sono quei prodotti che contengono la maggior parte dei loro componenti fatti poi in Italia. Quindi non sarebbe forse più corretto pensare a quelle aggregazioni che riportino parte della catena del valore del prodotto in Italia? Cioè pensare non solo a quella rete di imprese già esistenti, okay, che fanno i loro ben prodotti e che potrebbero esportare maggiormente, ma forse sarebbe il caso di pensare a quelle reti di imprese che riportino parte della catena del valore in Italia, che abbiamo un po' perso. Chiaro. Rispondo singola. Sì. Direi che condivido il problema perché credo che sia uno dei temi. Però, ecco, piacerebbe anche al sottoscritto, invece che vendere tante pinze alla Porsche, quelle rosse o quelle gialle che vedete in giro, magari invece che fare solo le pinze, fare anche quello che sta intorno e quindi fare le macchine. Purtroppo, però, il mondo è fatto di alcuni leader. Nel senso, nel caso automobilistico, l'industria tedesca è riuscita a diventare il numero uno, credo sicuramente in Europa, ma probabilmente al mondo, e di conseguenza il fatto che noi italiani, ma non dico soltanto la mia di aziende, fortunatamente ce ne sono tante, che vendono oggi tanta componentistica, è comunque un prodotto di esportazione, quindi non lo vedo come un aspetto negativo. Poi auspico che questo possa diventare un maggior valore. E su questo, se mi lascia fare una piccola divagazione per dire che anche questo è in chiave innovativo, che si diceva prima. Uno dei successi nostri, al di là del fatto che per definizione il nostro prodotto è il prodotto di sicurezza per eccellenza, perché uno non può dire: uno su 500.000 non funziona, vuol dire uno si ammazza se non frena, per cui di conseguenza. Però credo che una delle innovazioni che abbiamo portato è quel pizzico di italianità che un tedesco o qualsiasi altra cosa non avrebbe mai portato, che è quel pizzico di buon gusto o di design che è nel DNA di noi italiani, che ha fatto sì che un prodotto che è sempre stato per 100 anni nascosto dietro una ruota, perché era una roba che probabilmente diventava ruggine dopo 6 mesi di uso di un'automobile. Oggi invece si sono scoperte le ruote aperte, il freno è bene in vista, cioè è diventato un prodotto, fa parte del design di una vettura anche un prodotto tecnico come un freno. E questo credo che non l'avrebbe mai pensato se non un italiano, che non è sottoscritto, ma voglio dire, è comune. Però ci sono altri prodotti che invece riusciamo a imporli. Per esempio, abbiamo degli bellissimi esempi nel food, li abbiamo nella moda, nel design, nei mobili. Cioè, ci sono delle eccellenze italiane che si impongono a livello mondiale. Io credo che dobbiamo prendere spunto da questi esempi per cercare di allargare nel trasformare alcune produzioni che tipicamente una volta competevano sul piano della competizione del prezzo, oggi sono perdenti e quindi dobbiamo dare un maggior valore aggiunto, cioè vendere molta più intelligenza e molto meno prodotto. Cosa facile da dirsi, ma non è così facile. Però questo credo che sia la chiave anche del tema oggi del convegno a cui partecipiamo. Altri? Ah, io le volevo chiedere una cosa. Ultimamente si parla di accordi tra Europa e Stati Uniti, nel senso di abbattere delle barriere doganali, dazi, importazione. Questo cosa potrebbe portare al sistema industriale italiano?
anche vero che siamo piccoli, cioè andare nel senso di ancora di più aggregazione, avere ancora più le spalle grosse, oppure rimanere piccolini, tra virgolette piccolini? Come tutte le cose ci sono grandi opportunità. Se pensiamo che oggi noi, parlo di paese, esportiamo negli Stati Uniti 400 milioni di abitanti, più o meno come esportiamo in Svizzera. Quindi uno se lo vede così dice, pensate che opportunità abbiamo, un mercato enorme come quello americano, che oggi è un mercato protetto, abbiamo una marea di prodotti che pagano dazi. Quindi l'idea del libero scambio fra l'Europa e gli Stati Uniti è un'idea francamente geniale. Io lo dico però con grande anche preoccupazione, perché se non riusciamo a risolvere le cose che abbiamo detto prima, cioè che il nostro paese diventi più competitivo, rischiamo veramente che vincano loro, cioè loro potranno esportare in Europa con senza dazi doganali dei prodotti molto più sofisticati, cioè, e noi non possiamo pensare di restituire esportando pasta, pizza o prodotti di questo tipo, ed è la ragione che continuo a insistere nel dire dobbiamo fortissimamente credere nell'innovazione, cioè dobbiamo riuscire a vendere ed esportare dei prodotti di maggior contenuto, e allora credo che ce la possiamo giocare bene un domani che ci sia il libero scambio fra Europa e Stati Uniti, ma grandi opportunità, perché oggi sono tanti prodotti che pagano dei dazi doganali molto elevati che non consentono di esportare liberamente in America. Quindi credo che sia positivo e oltretutto sono convinto che andrà avanti anche in maniera veloce. Credo che ne abbiano parlato in questo incontro di questi giorni e vedo che sono tutti abbastanza convinti. Però dobbiamo essere coscienti che dobbiamo prima risolvere bene i nostri problemi e poi aprirci, se no il rischio è di importare aeromobili ed esportare le pizze, cioè il cambio non è proprio così conveniente. Un'ultima? Prego. Così approfitto. Poi magari esportiamo anche gli elicotteri, che siamo leader a livello mondiale, per cui non è proprio tutto solo pizze, non vorrei... Una considerazione e un quesito in tema di aggregazione di imprese. In Italia, appunto, l'ha detto anche lei, la strada dell'aggregazione è assolutamente una necessità per la sopravvivenza delle numerosissime piccole e medie imprese, o micro piccole e medie imprese che caratterizzano il nostro Nord-Est. E attualmente noi abbiamo uno strumento, che è lo strumento del contratto di rete, che è uno strumento giuridico che ha appunto una sua rilevanza e forse merita un po' più di diffusione, di conoscenza, che in realtà consente da una parte all'imprenditore di mantenere una certa autonomia nella gestione della propria impresa e mettere insieme agli altri, con i quali appunto deve aggregarsi, un determinato progetto da sviluppare, definire insieme, e potrebbe essere molto interessante proprio per portare avanti insieme ad altri collegati alla stessa filiera piuttosto che interessati allo stesso obiettivo di internazionalizzazione, per appunto realizzare questo progetto che altrimenti da solo il singolo imprenditore non potrebbe. Ecco, questo strumento del contratto di rete attualmente anche gode di un'agevolazione fiscale che è in scadenza proprio quest'anno. Ed è un'agevolazione che consiste sostanzialmente in una sospensione d'imposta degli utili realizzati dalle imprese che partecipano ai contratti di rete, utili destinati al realizzo del piano di investimenti del contratto di rete. Arrivo alla domanda. Ecco, lei come vede questo strumento del contratto di rete da un punto di vista proprio di strumento di sviluppo economico e quindi di superamento di questi problemi di nanismo tipico della nostra impresa? E secondo aspetto, qualora venisse proposta una proroga, come tanti si auspicano, di queste agevolazioni fiscali, come la vede? A favore, ma lo dico io. Assolutamente positiva, e credo che, come immagino, visto che lei è preparatissimo su questo, lei sa che era stato uno studio che avevamo realizzato proprio a livello confindustriale nello spingere l'idea prima
ovviamente con i vari territori, e poi nel portarlo avanti a livello politico proprio per cercare di incentivare le aggregazioni. Non ha avuto il successo che almeno personalmente mi sarei aspettato, però ciò non toglie che si debba ripetere, riprendere, ed è, se un concetto valido, era un concetto valido allora e molto più valido oggi, e di conseguenza potrebbe essere veramente una delle proposte che stiamo portando avanti. Ricordo altre due cose che sono state messe sia nel programma di Monti e che abbiamo fatto inserire in questo programma governativo. Una delle cose che apparentemente era banale, ma soprattutto per le piccole aziende, la legge Sabatini. Stiamo pensando a una Sabatini più sostanziosa, perché è quella, credo, che chi è passato da piccole aziende sa che gran parte dei macchinari che ci sono in Italia sono stati fatti attraverso la Sabatini. Quindi su questo l'abbiamo fortemente voluto che venga rifinanziata. Vorremmo addirittura incentivare in modo che ci possa essere, per esempio, proprio oggi stamattina ne abbiamo ridiscusso, di fare una Sabatini non solo per i beni materiali ma anche per i beni immateriali, cioè per esempio facilitare le esportazioni, la parte di ricerca, finanziare la ricerca e sviluppo. Quindi si può studiare qualcosa di ulteriormente spingere per cercare di creare posti di lavoro. Alla fine l'obiettivo veramente prioritario è creare, quindi vuol dire crescere, e per crescere creare posti di lavoro. È ovvio che le due cose sono legate. C'è qualcun altro? No? No? E allora chiudiamo con un applauso caloroso. Grazie. Grazie Presidente. Grazie.